presidente del Consorzio Marche Biologiche, Francesco Torriani, che ci introduce al biologico, una scelta di valore che soddisfa anche il mercato. Grazie molto. Grazie, buonasera a tutti. Chiaramente a me è stato dato l'incarico di raccontare un po' l'esperienza della filiera marchigiana bio. E prima di presentare la nostra esperienza faccio delle considerazioni generali, visto che già la relazione precedente ha in un certo senso anticipato tutta una serie di questioni che sono centrali per il settore e per il comparto dell'agricoltura biologica della Regione Marche. E quello che diciamo, sicuramente possiamo dire è che in questi anni l'agricoltura biologica ha avuto il merito di anticipare tutta una serie di questioni, potremmo dire anche culturali e politiche, che attualmente potremmo dire sono all'ordine del giorno. Il fatto che ad esempio il prossimo Expo che si terrà a Milano si parlerà di nutrire il pianeta, quindi si parlerà di cibo, vuol dire che il tema dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura in senso lato è ritornato al centro dell'attenzione politica. Non è più un argomento, potremmo dire, che interessa solo i singoli addetti ai lavori, ma il tema dell'agricoltura ha riconquistato il centro dell'attenzione politica. Questo è un dato molto importante e devo dire che l'agricoltura biologica da questo punto di vista ha svolto un ruolo fondamentale perché ha anticipato tutta una serie di questioni che, ripeto, attualmente sembrano quasi ovvie. E il primo concetto è che produrre cibo è innanzitutto produrre salute. In passato uno sembrava che produrre cibo volesse dire produrre una commodities, una materia prima, senza porsi la qualità del cibo. Attualmente è diffusa la consapevolezza tra i consumatori che una buona salute nasce da una sana alimentazione. Lo diamo quasi per scontato, ma fino a qualche anno fa, quando c'era anche un'impostazione industriale nella produzione del cibo, spessissimo questi argomenti venivano lasciati come così un'esclusiva per alcune persone alternative, ma non così diffuse a livello culturale. Un'altra questione centrale: fare agricoltura e anche produrre ambiente, partendo chiaramente dal territorio. Può sembrare una cosa scontata, ma fare agricoltura significa svolgere un ruolo molto importante nella gestione del territorio. E gli agricoltori lo sanno benissimo cosa vuol dire gestire un'azienda inserita in un contesto. Ecco, chi fa biologico ha anticipato queste questioni dicendo: io devo produrre, ma mi devo porre come presidio che tutela un territorio, un ambiente, e quando coltivo non devo in un certo senso rapinare il terreno, ma lo devo arricchire, lo devo migliorare se è possibile. Altri aspetti legati, potremmo dire, anche alla socialità. Già prima è stato accennato come spessissimo le aziende agricole biologiche siano le aziende più attente, potremmo dire, a recuperare un rapporto più riconciliato anche con il lavoro. Non a caso le esperienze di agricoltura sociale, che prevedono anche l'inserimento di persone che hanno delle fragilità di diversa natura, vedono nell'esperienza dell'agricoltura biologica un modello che ha favorito questo. Un altro aspetto legato più alla cultura: nelle aziende agricole biologiche c'è stato anche tutta una sorta di recupero di valori legati, potremmo dire, all'antica civiltà contadina. Chiaramente un periodo storico superato, ovviamente non è che possiamo avere, potremmo dire, una sorta di simpatia, no? Per il passato, come se il passato fosse sempre migliore del presente, ma senza dubbio la cultura contadina presentava alcuni valori che possono essere declinati, attualizzati anche nella società di oggi come un momento che arricchisce anche culturalmente la nostra vita. Ecco, per dirvi come l'agricoltura biologica si è posta come un modello, potremmo dire, alternativo di gestire il nostro territorio per produrre più salute, per produrre più ambiente, per produrre più socialità e più cultura. L'esperienza marchigiana, e affronto l'argomento, quello che mi è stato chiesto, è un'esperienza nata circa 30 anni fa, legata anche ad alcune persone che più di altre hanno anticipato, potremmo dire, questi aspetti importanti dell'agricoltura biologica, e nel corso degli anni si è sviluppata una serie di cooperative. In particolare nella Regione Marche ce ne sono diverse realtà. Prima è stato detto che ci sono circa 2.000 operatori,
quindi un buon numero, che gestiscono circa l'11% della SAU, della superficie agricola della nostra regione, quindi siamo leggermente, come si diceva, sopra la media nazionale che è dell'8%. Ma l'esperienza marchigiana ha un'esperienza particolare, cioè l'agricoltura biologica è cresciuta intorno all'esperienza della cooperazione. Cioè il salto di qualità verso il mercato, verso il consumatore finale, diciamo, è stato possibile grazie diciamo, all'impegno degli agricoltori che si sono associati. Ma perché questo? Perché è vero che le aziende biologiche hanno una superficie media circa 28 ettari, prima si diceva, rispetto, no, alla superficie media dell'azienda agricola convenzionale, ma poiché la produzione principale delle Marche sono i cereali, voi capite bene che per affrontare il mercato, per trasformarli, occorreva raggiungere una certa massa critica, altrimenti non era possibile prevedere lo stoccaggio, prevedere la trasformazione, prevedere la commercializzazione finale. Quindi l'esperienza marchigiana ci dice che la cooperazione può essere, non l'unico chiaramente, lo strumento adatto per organizzare la filiera produttiva. E nelle Marche appunto si sono create una serie di cooperative che si sono consorziate da alcuni anni, da circa 4 anni, nel consorzio Marche Biologiche. È un consorzio che aggrega le principali cooperative che fanno agricoltura biologica con l'obiettivo di, diciamo, strutturare, migliorare l'organizzazione della filiera, quindi anche attraverso anche degli investimenti, silos, impianti di decorticazione, impianti di pastificazione, eccetera, ma anche di valorizzarla attraverso una promozione adeguata, perché il tema non è solo quello di produrre con metodo biologico, che per il consumatore chiaramente è centrale, perché, ripeto, è un prodotto migliore dal punto di vista degli aspetti organolettici, migliore perché comunque fa bene alla salute e migliora l'ambiente, ma il tema è come vendere questo prodotto, ma soprattutto anche come far capire al consumatore finale che un prodotto biologico sia di qualità superiore. Perché se io produttore agricolo produco un prodotto di qualità, ma non riesco a far percepire al consumatore che questo prodotto è migliore e sul mercato non mi viene riconosciuto questo valore aggiunto, il meccanismo purtroppo cade. Quindi l'esperienza marchigiana dice: ok, fondamentale quindi è la comunicazione, è la promozione del prodotto bio, perché è nel rapporto commerciale finale che io riesco ad intercettare quel valore aggiunto in grado di remunerare tutti i fattori della produzione. Quindi se io sono organizzato in filiera, riesco a vendere un prodotto, un pacco di pasta biologica di qualità media, si vende a 1,20 euro mezzo chilo. Io riesco a portare questo valore aggiunto sul mondo della produzione e riesco quindi a garantire che il produttore rimanga in azienda, perché se, diciamo, questo meccanismo non funziona, diciamo, l'agroalimentare di qualità cresce, ma gli agricoltori stanno male, e quindi questo è, diciamo, una tensione, uno stress che non possiamo tollerarlo. Quindi noi, per essere anche molto concreti, attraverso le cooperative, quindi le nostre aziende, ci occupiamo della coltivazione biologica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire impostare una rotazione, far utilizzare fertilizzanti organici ammessi al metodo biologico, significa rifiutare l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, questo sia per quanto riguarda la produzione vegetale che sia per quanto riguarda la produzione animale. Ovviamente si possono utilizzare sostanze naturali, ma non sostanze di sintesi chimica. Una volta impostata la rotazione, quindi programmate le semine, chiaramente attraverso sempre la collaborazione con le nostre aziende associate, ci occupiamo della trebbiatura, poi il prodotto una volta raccolto viene stoccato, quindi nei nostri centri di stoccaggio, chiaramente sono strutture all'avanguardia, perché un altro aspetto fondamentale del prodotto agricolo non è solo la coltivazione in campo, ma è anche la conservazione diciamo successiva. Ecco, i nostri impianti di stoccaggio sono impianti moderni che, diciamo, sfruttano per la conservazione due metodi, o l'abbassamento termico oppure la saturazione con la CO2, ma diciamo che tra i due metodi si preferisce il primo. L'abbassamento termico è più costoso, ma è quello che ci garantisce la qualità migliore del prodotto. Poi ovviamente in particolare i cereali devono essere selezionati e nel caso del farro anche decorticati, e poi per la molitura ci avvaliamo sia di strutture tradizionali, mulini a pietra,
che di strutture moderne, diciamo come molini a cilindri. Ecco, un altro aspetto fondamentale è che la filiera marchigiana, quando si parla di filiera marchigiana biologica, è una filiera che dal punto di vista logistico si avvale di strutture completamente dedicate all'agricoltura biologica. Quindi questo è anche un elemento, diciamo, di particolare garanzia per il consumatore. E nelle Marche, infatti, c'è un pastificio, infatti arrivo alla fase finale, che si occupa solo di pastificazione e di pasta biologica. E dopo questo convegno avrò modo anche di degustare questa pasta. E, una nota caratteristica della produzione marchigiana. Un altro principio dell'agricoltura biologica è, potremmo dire, il recupero della biodiversità. È un altro elemento, diciamo, importante. Ecco, abbiamo fatto un grosso lavoro di recupero delle cosiddette varietà antiche, cioè erano varietà di cereali che erano state abbandonate perché producevano poco, perché avevano una taglia molto alta e quindi si allettavano, però a fronte, potremmo dire, di queste caratteristiche, potremmo dire, negative per un approccio convenzionale o industriale, hanno altre caratteristiche positive. Tra le caratteristiche positive sicuramente sono cereali che possono essere utilizzati per chi ha problemi di ipersensibilità al glutine. Quindi è vero che producono di meno, però hanno delle qualità organolettiche e salutistiche particolarmente apprezzate. Infatti, oltre al frumento duro, che è il cereale, potremmo dire, principale, che viene coltivato nelle colline marchigiane, abbiamo diverse regioni di farro, in particolare di cocco, anche se stiamo sperimentando il farro monococco, di diciamo, cereali, potremmo dire, recuperati, come il frumento duro Cappelli, che deriva dal frumento duro Senatore Cappelli, o altri cereali, potremmo dire, più simili al famoso, tra virgolette, Camut, come il Graziella Rasa, che cereali antichi, recuperati, che hanno, diciamo, una certa importanza commerciale, anzi, potremmo dire che rappresentano un po' il fiore all'occhiello dell'agricoltura biologica marchigiana, specializzata sui cereali. Anche la pastificazione è importante perché il procedimento di pastificazione avviene a basse temperature e quindi anche questo è un altro elemento qualitativo perché durante i processi di pastificazione a temperature alte, diciamo, alcune sostanze, alcuni aminoacidi possono essere persi, invece lavorando a temperature basse si conserva, potremmo dire, gli aspetti qualitativi della pasta. Le nostre produzioni sono, insomma, diverse, si passa dalle paste lunghe a paste corte, zuppe. Tenete presente che in un'azienda biologica, quello che non vi ho detto, vado veloce, sono molto veloce, è che è fondamentale impostare una rotazione, per cui oltre i cereali, l'altra cultura fondamentale sono le leguminose, quindi oltre il grano e il farro abbiamo anche ceci, lenticchie, fagioli, eccetera. Ecco, questa sono un po' la localizzazione di tutte le aziende biologiche aderenti alla filiera, sono 250 aziende, lavoriamo circa 80.000 quintali cereali all'anno, sono, diciamo, le aziende dal punto di vista produttivo sono distribuite un po' in tutta la regione Marche e con una maggiore, diciamo, frequenza più nelle fasce collinari interne, dove sono localizzati i centri per lo stoccaggio, per la decorticazione e per la molitura. Le cooperative che hanno promosso la filiera marchigiana biologica sono in particolare la cooperativa Gino Gerolomoni, Italcer, la Terracielo, Montebello e Terravio. Penso di avervi detto tutto, grazie.